Il Teramo fa su il difensore 23enne Marco Soprano. La società biancorossa dunque si muove su tutti i fronti, lo sta facendo in tempi strettissimi, perché sa che dovrà praticamente ricostruire l'organico quasi al completo per la prossima stagione. Oltre a Tomei tra i pali, dichiarata richiesta dell'allenatore Bruno Tedino, e alle trattative per Ilari, più semplice visto che ha il contratto in scadenza, e Antonio Vacca con l'ausilio del Parma, il Diavolo si assicura dunque anche il giovane centrale di difesa di proprietà del Genova e che in questa stagione è stato in prestito alla Fermana. Con il rientro di Ivan Speranza e la conferma di Piacentini, la batteria dei centrali è quasi al completo. Intanto, lunedì pomeriggio, conferenza stampa di presentazione del nuovo general manager biancorosso Andrea Iaconi, che traccerà anche le linee guida del mercato, considerando che nel mese di luglio e prima del ritiro andrà anche affrontata la situazione attaccanti. Nel frattempo il presidente Franco Iacchini su Facebook ha lanciato la sfida per il prossimo campionato, parlando anche dell'investimento riguardante il centro sportivo biancorosso, che potrebbe presto essere una realtà. Grossa attenzione dedicheremo al nuovo centro sportivo. Stiamo pensando proprio per le famiglie di ricostruire e dare alla città un centro sportivo tutto del Teramo Calcio, dove far venire i propri ragazzi fin dalla tenera età e farli crescere e crescere un vivaio che riteniamo essere una delle cose fondamentali per una squadra di calcio, dove poter allevare e crescere i propri campioni del futuro. Nei prossimi giorni mi occuperò del management e dello staff tecnico. Tal proposito, lunedì presenteremo alla stampa e alla città il nostro nuovo general manager, che, come già saprete tutti, è una persona di altissimo spessore nel settore, il nostro Andrea Iaconi, che già da subito mi ha dato la forza e l'impronta di poter andare avanti e di impiantare le squadre, le basi per una squadra veramente forte. Adesso tocca a voi. Abbiamo immaginato un hashtag, il sogno continua, e mi auguro che sia questo hashtag il nostro portafortuna. Per far sì che questo sogno continui dovrete esserci però voi con me, che siete il cuore pulsante del Teramo. Riempite questo stadio per cortesia, fate sì che sia la vostra casa, la casa dei tifosi, il posto dove lotteremo insieme per vincere, per fare il Teramo Calcio ancora più grande di quello che è stato fino ad ora.